Come sapete, ho avuto l'opportunità di stare un po' di tempo con Richard Branson, mangiare con lui, vivere con lui per una settimana in Sudafrica. Spero, adesso mi ha invitato nella sua isola Necker Island, spero di riuscire ad andare ad aprile compatibilmente con la quotazione in borsa che sto facendo. Ora la domanda, una delle cose di cui parlavamo con Richard è: ma che cosa stai facendo per fare in modo che le persone che collaborano di più siano più sorridenti, si divertano di più nel fare il lavoro, siano più in salute e in modo che performino meglio? Ora, è una domanda che mi ha lasciato un po' di stucco, perché se ci pensate, le persone performano meglio quando si divertono, quando sono allegre, quando sono in salute e quando pensano di avere una missione da dover compiere. Quindi la domanda che vi faccio è: che cosa state facendo per fare in modo che i vostri dipendenti siano più felici, più in salute e possano performare in modo migliore? Ecco, se pensate che questo abbia un impatto sulla vostra azienda in termini di soldi, beh, sappiate che ce l'ha, e quindi è chiaro che dovete cercare di investire una parte del vostro impatto nell'incrementare questo tipo di attività per fare in modo che le vostre persone siano sempre più felici, si divertano nel fare quello che fanno e che il loro lavoro sia sempre più salutare e lo possano fare nel miglior modo possibile. Quindi, amici imprenditori, la domanda adesso che mi ha fatto Richard Branson, ve la rivolto a voi, è: cosa state facendo per fare in modo che la vostra squadra possa lavorare in modo migliore? Perché quando siamo tutti più felici, più contenti, lavoriamo e performiamo di più. Grazie e buona giornata.